Vale, ma non possiamo mangiare a tavola. Non esiste proprio. Noi a Pasquetta abbiamo sempre fatto il picnic. Amore, per definizione il picnic si fa all'aperto, al sole. No, a Pasquetta piove sempre. Tranne quest'anno, per la prima volta in 2000 anni c'è il sole a Pasquetta. E allora fai finta di stare all'ombra sotto un albero. Vale, amore, ma che ragionamento è? Ma come fai a non capire? Noi siamo lontani dalla nostra città, dalle nostre famiglie, dai nostri amici. Mi mancano. Noi a quest'ora dovremmo stare su un prato a rincorrere i nostri nipoti. Sotto la pioggia. No, quest'anno c'è il sole. Ah, già. Ma non capisci che io ho bisogno di mantenere certe abitudini? E beh, che vuoi, non ti puoi lamentare, continua a non sparecchiare, a non fare la lavastoviglie, a mettere i vestiti sulla poltrona, a lasciare i peli della barba e il lavandino, non puoi dire che ti faccio mancare le abitudini. Cretino. A proposito di abitudini. Le abitudini sono tutto. La tua famiglia, i tuoi luoghi, le tue persone, gli affetti. Sono esperienze ripetute che ci danno sostegno, ci danno conforto, stabilità. Sono un punto fermo in un mondo che va a mille all'ora. Lo so, Vale, lo so, anche a me manca la stabilità della mia moto in curva, quelle belle girate in collina. Ma ce la fai a essere serio per un minuto? Sì, Vale, ma se l'anno prossimo vogliamo rincorrere i nostri nipotini su un prato, quest'anno ci dobbiamo stare a casa. Lo facciamo per loro, per i nostri nipoti e per quelli degli altri, per i nostri genitori e per quelli degli altri. Vuoi che non lo sappia? Lo so, anzi io mi sento pure in colpa. E perché? Perché lo so che ci sta chi sta peggio di noi e io non mi dovrei lamentare di nulla. Ma sei impazzito? Io? Che c'entro io? Sono gli uccelli, a te ti piace metterti sotto agli alberi? Che cosa mangiamo? Che vuoi mangiare il menù tipico di Pasquetta? Ovviamente, cioè? E cioè la fellata e il casatiello, la frittata di maccheroni e la pastiera che non può mai mancare.